Diversi temi sono già stati sviscerati questa mattina, ma diversi li avevamo già toccati anche nelle discussioni che abbiamo avuto in commissione. Qualcuno oggi ha parlato di discussione vera che si è avuta in commissione e si è avuta nella società regionale. A me non pare che questa discussione vera ci sia stata e fra i cittadini ci sia una discussione su questo tema. Faccio una premessa. Guardate che sull'autonomia il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo già ripetuto tante volte in commissione, c'è. Noi riteniamo che esercitare le prerogative dell'articolo 116 sia importante e noi ci siamo, l'abbiamo già detto fin dall'inizio. L'abbiamo detto fin dall'inizio e su questo fra l'altro ci differenziamo molto da quello che dicono i colleghi della Lega, che oggi mi sembra abbiano ammorbidito diverse posizioni, che parlano spesso di regione a statuto speciale o di autonomia speciale. Tanto che il quesito che è in discussione in Lombardia, è stato proposto dal Movimento 5 Stelle proprio facendo esplicito richiamo al 116. E quindi noi su questo ci siamo. Il tema, e su questo mi voglio concentrare, è quello che purtroppo a noi questa sembra, e l'ho già detto tante volte, una boutade. Qualcuno dice, io concordo, che questa serve solo a smontare il referendum di Veneto e Lombardia. E a me ancora questo sospetto, nessun atto e nessun discorso che ho sentito oggi mi ha tolto questo sospetto, perché qualcuno prima parlava di cortocircuito del referendum, ma a me il cortocircuito mi sembra quello, appunto, quel referendum del 4 dicembre, dove si accentravano tutta una serie di competenze presso il governo centrale e si svuotavano quindi le competenze, la possibilità di legislazione concorrente delle regioni. Oggi invece ci ritroviamo a discutere del fatto che la nostra regione possa chiedere maggiore autonomia su alcune questioni. Bene, però io non capisco perché voi mi dite i tempi cambiano, va bene, le fasi politiche cambiano, ma ragazzi sono 6 mesi, cioè le fasi politiche, è vero che il mondo è globalizzato e corre sempre più veloce. Però 6 mesi per determinare una nuova fase politica a me, sinceramente, sembrano veramente tanti. E l'altro aspetto, sempre sul metodo, è questo, che non è stata coinvolta e voi non volete coinvolgere la società civile. Il Presidente finora dice, noi abbiamo parlato con le parti sociali, ma noi nel ristretto circolo della Giunta, senza far sapere nulla all'Assemblea se non comunicati stampa che si sono susseguiti nel tempo, se non oggi a dirci ieri ho parlato con le parti sociali che sono molte contente. Ma io penso e ritengo che l'Assemblea debba sentire le parti sociali, perché altrimenti che indirizzi dà l'Assemblea, che è l'organo di indirizzo? Noi ci siamo ritrovati a subire gli indirizzi della Giunta, che è l'organo esecutivo. E secondo me in questo percorso andava seguito quello che fu fatto in Lombardia nel 2006-2007, quando furono investite le commissioni di un lavoro serio e approfondito, dove magari, come dite voi, furono scelti troppi ambiti sui quali discutere. Ma lì ci fu un lavoro approfondito. Oggi noi ci troviamo a parlare di titoli. Titoli anche in parte condivisibili, ma titoli a volte che dentro portano anche dei rifusi importanti. Cioè, faccio un solo esempio. Voi mi parlate di tutela e sicurezza del lavoro, ma io quando parlo di sicurezza del lavoro penso alla sicurezza del lavoro e ai controlli che fa l'ASL. Invece voi qui parlate di irregolarità del lavoro e già nel titolo facciamo confusione. Per non parlare della tutela dell'ambiente, dove ci dite ah no, però su certe materie non entriamo. Io invece sulla tutela ambientale, ovviamente su questo abbiamo da discutere, però su questo un'argomentazione approfondita non si è fatta. Sullo sblocco Italia io penso che invece una regione come la nostra avrebbe e dovrebbe qualcosa da dire. E invece voi su questo non dite niente, dite no, certe cose le lasciamo scegliere al governo, quindi le trivelle e gli inceneritori ci pensano ancora loro. Ci dite il referendum è insensato chiederlo perché è uno spreco di risorse. A me quando sento questi discorsi, fatti fra l'altro da una forza di sinistra, mi ricordano tanto invece interventi fatti da forze di destra che dicevano che con la cultura non si mangia. Allora dire, fare e sentire i cittadini è sprecare delle risorse è equivalente a dire che con la cultura non si mangia. Perché aprire un dibattito in regione su che cos'è l'autonomia
e su cosa pensano i cittadini dell'autonomia è importante. Uno, perché appunto il referendum apre un dibattito, non lo chiude. Anche qui il PD della Regione Lombardia non mi sembra così contrario al referendum. Gori del PD mi sembra che stia sostenendo il sì al referendum. Mi sembra che, mi leggevo perché ho fatto un po' di ricerche anche, un'interrogazione parlamentare dei deputati lombardi del PD che voleva affossare il referendum, però fra le righe dice: a noi quel referendum non ci piace perché dice volete solo l'autonomia. Ma dicono, se Maroni ha voluto fare questo referendum senza che fossero sentiti gli enti locali e senza che si fosse fatto un elenco delle materie. Come a dire, un referendum fatto su una fase avanzata di discussione, i parlamentari del PD Lombardo, da come io leggo la loro interrogazione, sarebbe proponibile. Quindi, secondo noi, il percorso che andava e che va fatto era quello di investire l'Assemblea legislativa, chiedendo all'Assemblea legislativa gli indirizzi. L'Assemblea avrebbe dato il mandato alla Giunta e nel frattempo si sarebbe fatta un'ampia discussione. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo richiesto in Commissione 1, ovviamente poi data la fretta questa discussione, questa richiesta è stata messa di parte, di fare tutta una serie di audizioni, sia delle parti sociali e altri gruppi delle direzioni regionali, per capire dove sono i problemi che limitano l'autonomia della Regione Emilia-Romagna e dove sono le risorse che potremmo tenere in Regione Emilia-Romagna per svilupparci meglio senza andare a togliere nulla alle altre regioni. Questi temi non sono stati affrontati, non li volete affrontare, proprio perché, secondo noi, è un gioco di prestigio. Come è apparso improvvisamente il tema, così si è voluta dare una tabella di marcia non derogabile. C'è stata fatta questa gentile concessione che dal 26 di settembre si è arrivati al 3 di ottobre. Si è abbozzato in capigruppo una sorta, che poi secondo me non è mai stata finalizzata, una sorta di roadmap su come lavorare nelle commissioni, ma quello è nato solo perché noi presentammo a luglio quell'emendamento al bilancio dicendo di inserire il referendum. Da quell'emendamento nacque in aula una discussione sulla quale intervennero tutti i gruppi e dal di lì fu convocata a seguito della discussione una capigruppo, altrimenti non se ne sarebbe parlato, si sarebbe andati avanti a tappe forzate, come alla fine avete fatto. Fra l'altro, secondo me c'è proprio già uno scadenziario scritto da qualche parte, perché la data del 3 ottobre non era derogabile, tanto che avete proposto anche i tempi contingentati, dopodiché questa proposta è stata ritirata, perché voi oggi dovete chiudere col comunicato stampa e di qui a 15 giorni arrivare con l'accordo già fatto. Ecco, a noi questo metodo non va bene, noi sul metodo ci siamo. Però questo metodo va a mettere in discussione anche il merito. L'altro aspetto sul quale abbiamo presentato una seconda risoluzione solo su questo è che almeno noi chiediamo una garanzia. La garanzia è quella del coinvolgimento delle parti sociali, fra virgolette, perché ormai non le avete coinvolte, ma almeno che nella trattativa i gruppi dell'Assemblea, quindi i gruppi politici, siano coinvolti, come siano coinvolti gli enti locali, perché anche qui su come vengano sentiti gli enti locali io ancora non ho sentito una parola, perché quell'intesa è valida sentiti gli enti locali. Avete intenzione di parlare solo col CAL? Avete intenzione di far partecipare invece tutti gli enti locali? Su questo io non ho sentito una parola e non c'è scritto da nessuna parte. Nella nostra risoluzione noi diciamo che invece gli enti locali vanno sentiti tutti, non solo il CAL come forse è stato ventilato. Quindi chiediamo almeno che in quella trattativa entrino anche i rappresentanti, sentita l'ANCI eventualmente, degli enti locali. Grazie.